Siamo pronti per scoprire un'altra delle località della Riviera Adriatica Veneta. Questa settimana vi porto a Cavallino Treporti. Pensate, una distesa lunghissima di terra che si, diciamo, estende tra il mare e la laguna. È delimitata da ben due fari. Il primo è quello di Cavallino, ovvero l'attuale sede della Capitaneria di Porto, che la delimita dalla città di Jesolo, e l'altro, dalla parte opposta, quello di Punta Sabbioni, che delimita dalle bocche di Porto e poi Venezia. Esatto. Allora, DJ, se ci sei, io dammi pure il microfono, farai partire il tempo, questi 30-40 secondi, vai Mario per preparare la tua battuta al coltello. Vai, vai, ci vuole polso, vai Mario che il tempo scorre, Andiamo al tempo sui passi della cassa, sai che tu vuoi di più, ma c'è solo questo in cassa. Miss Venice Beach 2023, tredicesima edizione, quarta tappa, Cavallino Treporti, presenta Elisa Bagordo. Buonasera Cavallino, eccoci di nuovo assieme e questa volta siamo qui pronti per iniziare, se non l'avete capito, la quarta tappa di selezione di Miss Venice Beach. Voglio sentire un caloroso applauso da tutti voi. Fatevi sentire, perché siamo in diretta su Gidiferro Team, siamo in diretta sul sito web del Gazzettino.it e domenica prossima saremo anche in onda alle 15.20 su Antenna 3. Quindi ovviamente noi abbiamo una giuria che si occuperà di decretare le vincitrici di questa serata, ma il pubblico è giudice sovrano, quindi con i vostri applausi, i vostri abbracci, i vostri fischi, schiamazzi, quello che volete, fatene più che potete, perché insomma dovete farci sapere qual è la miss che voi preferite e ovviamente volete in finale. Un applauso al nostro corpo di ballo, bellissime le nostre miss fasciate del 2022, accompagnate da Good Vibes di Asuna. Grazie ragazze, andate a prepararvi perché la serata è lunga, tante di voi saranno qui sul palco e altre invece gestiranno gli stand che ci sono lì all'ingresso proprio nel villaggio di Miss Venice Beach. Ringraziamo i nostri partner, Comune di Cavallino Treporti, Ewa Sport & Spa, Audi, Motor Class, My Sun, Solari, Borse BGHY Venezia, Blanche Dunil, Civico 18, abbigliamento uomo e donna, La Fornasotta, Area B Bikini, Air Parade, Adelina Soreano che ha preparato le acconciature di tutte le nostre miss vecchie e nuove, i partner del food, Consorzio Sigillo Italiano, Pan Piumino, I Pescaori, Latteria Soligo, Coraia, e i nostri media partner, Il Gazzettino, Antenna 3, Radio Wow, Gidiferro Team, Best Magazine e You Style. Giurati, allora siamo pronti per decretare le tre vincitrici di questa serata. I voti vanno dall'1 al 10. I criteri sono tre. Il primo è quello del primo impatto della presentazione, quindi noi le vedremo sfilare una alla volta, io le presenterò e poi andiamo a curiosare su cosa fanno nella vita, se hanno qualche talento, insomma ci facciamo un po' raccontare la loro storia. La seconda votazione è quella per il portamento e la posa fotografica con gli accessori, gli outfit dei nostri partner. Terza votazione, noi abbiamo dato un tema, in ogni tappa viene dato un tema differente, per quella di Cavallino abbiamo scelto le cantanti. Quindi le nostre miss cercheranno di interpretare le cantanti che più gli piacciono, che più le ispirano, e io presenterò il motivo e loro poi sfileranno interpretando le beniamine della musica. Ci siamo! DJ, sei pronto? Fammi sentire che ci sei! Vai! Ah, bene! Allora, con pubblico applauso, se no vi faccio ballare, La numero
1. Asia Sabino, 14 anni, arriva da Ceggia, è alta 1,65 m del segno dello scorpione. Gioca in casa, arriva da Cavallino Treporti del segno dell'Ariete. Beatrice Schileo, 17 anni, 1,68 m, arriva da Conegliano del segno della Bilancia. Numero 4, Laura Marzaro, 25 anni, 1,68 m, arriva da Scorzetto, il segno del Cancro. Quindi tirate una riga per favore, perché la numero 5 non si è presentata, capita anche questo. Numero 6, Alessia Busau, 21 anni, 1,68 m, arriva da Agugliaro, provincia di Vicenza, del segno del Toro. Giulia Dal Pozzo, 26 anni, 1,70 m, anche lei da Vicenza del segno del Cancro. Margherita Bolzonella, 21 anni, 1,70 m, arriva da Mira del segno del Cancro. We'll be right back.
10, Emma Tommasello, 15 anni, 1,75 m, Santa Giustina in Colle. Leggere la miss che vince. Prima però volevo richiamare sul palco tutte le nostre concorrenti: la numero 1 Asia Savino, la numero 2 Aurora Tedeschi, la numero 3 Beatrice Schileo, numero 4 Laura Marzaro, numero 6 Alessia Busao, numero 7 Giulia Dal Pozzo, numero 8 Margherita Bolzonella, numero 9 Selma Ingut, numero 10 Emma Tommasello, numero 11 Elisabetta Rossi, numero 12 Eleonora Castagnaro, numero 13 Angelica Berger. Eccole qua le nostre concorrenti di questa sera. Allora,
Venite ragazze, perché siamo pronti, vorrei chiamare anche le nostre miss fasciate. Venite ragazze, Miss Ewa Sport & Spa, Gioia, Ewere, la nostra miss in carica, Anastasia, Oru. Ragazze, venite fuori, ci siete? Eccoci qua, perché abbiamo un omaggio da consegnare a tutte le concorrenti. È un omaggio di cosmetici solari My Sun, con all'interno anche un coupon del 20%, insomma possono provarlo, che sono i campioncini che si portano via quando si fa un weekend al mare. E giustamente, insomma, anche Gioia, che ha una pelle molto delicata e particolare, utilizza i solari My Sun. Vero che li hai provati? Yes, brava Gioia. Allora, consegnane pure uno a tutte le partecipanti. Vieni Anastasia, stai qui in parte a me, perché questo è lo scettro che consegneremo alla miss che passa il turno, quindi che vince, ma sarà poi lo scettro assieme alla corona realizzata da Gabriele Urban, che andranno alla nuova Miss Venice Beach 2023. Le nostre miss regalano, eccola qui anche Elena, Miss Venice, un paio di occhiali da mare di Coraia e a tutte un panfiumino offerto proprio dall'azienda dei Panfiume e Panfiumino. Sono tutte le nostre ragazze che avete visto prima, chi ha ballato, chi è stata nello stand, chi ha fatto le dirette social. Com'è andata con i social, Anastasia? Benissimo, e come sempre ci sono già tanti commenti, tanti cuoricini. Sì, tanti cuoricini. Il pubblico ha trovato la sua miss preferita? Il pubblico l'ha trovata, però... Sì, vedremo, i giurati si hanno premiato, giusto? Bravissimo. Ecco. Allora, stai qui con me, perché se vediamo se è arrivata la busta, ci siamo. Emma, com'è? Ce l'abbiamo la busta? Perfetto. Allora, Federica, vieni qui, Federica. Allora, vediamo, c'è qualche cosa che devo sapere. La nostra talent scout, un applauso. Colei che ha trovato oltre 130 concorrenti nel sito. E poi che devo dire? Questa, ok, questa e questa, perfetto. Allora, tutto chiaro, le avete messe giuste? Bene. Quindi allora io vorrei la Yelena a premiare la fascia di Miss Coraia, che è la terza classificata, ok? Facciamo premiare all'assessore, vieni Alberto, premiamo la terza classificata, vince una giornata benessere nel centro Ewa Sport & Spa, una borsa My Sun con i migliori solari per una abbronzatura invidiabile, dico bene? E poi quando li provate non potete più farne a meno, io ho fatto così, li ho provati e poi ho detto lo devono avere anche tutte le nostre viste. I prodotti Coraia e gli occhiali con, fermi tutti, la terza classificata ha vinto anche i 3 punti di Radio Wow, quindi poi ci diranno se è passata per i suoi 3 punti o se sarebbe già arrivata in sfida, no, forse era già arrivata. Quindi con 126 punti più 3 vince la numero 8 Margherita Bolzanella, con la fascia di Miss Coraia. Ben arrivata Margherita con noi, grazie Alberto, tanti auguri ancora per questa giornata. Proseguiamo con la numero 2, la seconda classificata. Margherita, prenditi questo momento, fai una bella sfilatina, vai DJ con la musica. Dovrebbe esserci anche Andrea di Unicarve con i 10-15, quanti chili sono di carne, Andrea? Prendi il microfono. Troppi? Sicuramente ci sarà da mangiare questa sera. Sarà da mangiare, io dico sempre, tieni il microfono, ce la fai, tieni. Con lo zainetto delle carni, giornata benessere al centro Ewa Sport & Spa, i prodotti solari My Sun, Coraia, si porta a casa tutto con... 133 voti, il numero 9. Selma Aingood! Brava Selma! Complimenti! Per te la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano, questa borsa con tutti i solari dentro, fammi curiosare se ci sono quelli che utilizzo io, che magari poi passo e prendo qualcosa. E le carni, tienle in mano tu perché pesano, poi te le diamo. Te le lascio. Vai mia cara! Qui
andiamo proprio tanto su sul podio, ragazzi. Facciamo velocemente un Toto Miss e poi vi salutiamo e andiamo tutti a nanna, perché domani c'è un'altra, anzi domenica c'è un'altra tappa e siamo al Lido di Venezia, quindi salutiamo Cavallino Treporti con un grande bacione. Io ringrazio il sindaco e il comune e tutti quanti. Voglio fare un Toto Miss numero, ditemi il numero, ragazzi. 10? 11? Di qua? 10! E allora, se ha vinto è perché è stata eccellente in tutte le uscite, perché ha dato il meglio di sé in passerella, grazie anche a una donna, una stilista, un hairstylist che dietro le quinte ha preparato egregiamente da sola tutte le concorrenti. Io vorrei fare un applauso a lei, che non si è mai vista ma ha lavorato intensamente, da Hair Parade, Adelina. Vieni Adelina, eccola, vieni Adelina, grazie, la nostra hairstylist di questa sera. Adelina, ti sei preparata tutte le modelle, quelle in sfilata e quelle sul palco, perché penso che hanno gestito gli stand, ma insomma è stata una bella esperienza. Brave, veloci e soprattutto brave. Bene, allora io vi consiglio di andare a trovare anche Adelina, grazie, con Hair Parade. Voglio ringraziare di nuovo la nostra titolare Silvia di Civico 18, andatela a trovare proprio qui in fondo. Se vi sono piaciuti i suoi outfit, vi consiglierà davvero il miglior outfit perfetto per le vostre esigenze. E adesso, dove sta il microfono? Chi se l'è portato via? Leggo io? Vieni Alessia, eccoti qua. Allora, avete dato alla giuria anche i pacchettini, li stavi dando adesso, ti ho interrotto io. Allora vai che c'è un pacchettino, passa pure da davanti per la nostra sindaca, per tutti i giurati, vai pure davanti, sono qui sulla prima fila, attenta che non t'ammazzi, ce l'hai gli occhiali? Sì, vai. Vai pure lì, vai, vai, ce la fai, date una mano ad Alessia che eccoci qua, un serie di prodotti della linea, delle sei linee proposte da Maisana. Anche voi avete, insomma, dovete trovare il tempo, sindaca, di andare in spiaggia. L'avete già anche bella abbronzata, vedrà che non si abbronzerà anche di più se va poco. Con, lo dico io, si porta a casa la fascia di Miss Ewa Sport and Spa con la giornata benessere, i prodotti, un bikini di area B, di Coraia, con 141 punti, la numero 11, Elisabetta Rossi!
Bene, gente del cavallino, che questa tappa si è conclusa, è andata benissimo. Voglio sapere subito, Giulia, dai, che non sto nella pelle. Cosa ha detto il pubblico? Allora, avevano indovinato? Io ci sono rimasta male che questa sera non avevo neanche fatto un intervento nei Dici di Ferro. Come no? Pensa che mi ero addirittura preparata, mi ero collegata al mio microfonino per parlarti con le casse. Ma pensa un po'. Pensa che avanti che ero andata per te. La rifacciamo al Lido. Ma assolutamente, domenica. Io voglio sapere il pubblico. E invece no, me ne lasciate due. Due? Infatti prima che non mi trovavate, okay, io ero nel backstage a lavorare per G di Ferro. Ah, ho capito. Hai capito? Era piaciuta quella che ha vinto? Quella che ha vinto è piaciuta molto, è veramente piaciuta tantissimo. Però secondo me il nostro pubblico ha sentito un po' l'aria del fatto che ogni volta che ne scelgono una voi andate allora un po' andare a riprendere. E quindi sono andate a ricercare la ragazza che magari rispecchiasse sì sempre gli stessi canoni, però che potesse sono non curiosa, essere chi ha scelto? Non posso dire. No, dai, io voglio sapere. Dai, spoilerami qualche nome. Quali sono queste due? I nomi li ho chiesti prima, però non me li ricordo. Posso dire che c'è una Asia. C'è una Asia? Sì. Ah, è piaciuta una Asia. È piaciuta una Asia. I numeri uno. Esatto. I numeri uno. Bene, allora. Perché comunque si sa che a volte anche un po' l'innocenza della prima volta tanto colpire. C'erano tre ragazze, quattro che erano proprio alla prima esperienza. Esatto. Quindi insomma, sai invece in bocca cosa ha colpito tanto? Sì? Appunto per fare le nostre votazioni, l'uscita che hanno fatto loro interpretativa. Hai visto? Sì. Quella è stata un po' il nostro punto di svolta questa sera, perché erano tutte, diciamo, lì c'erano molti like. Tutte e altre hanno interpretato meglio. E ti dirò di più, per poco non abbiamo superato Carle. Aia, allora Cavallino va alla grande. Cavallino è andata all'inizio, addirittura avevamo un'impennata incredibile. Poi sono un po' scesi perché probabilmente hanno visto che c'erano già tante persone qui. Infatti molti erano collegati già qua dalla piazza che ci guardavano. Hai capito? Perché secondo me speravano di vedere qualche retroscena e invece no. Ecco. E quindi dopo però siamo riusciti ad arrivare a, pensa, tre visualizzazioni in meno di Carle. Tre visualizzazioni in meno di Carle. Beh, eravamo lì. Allora Giulia, io guarda, do appuntamento a domenica che siamo al Lido di Venezia, sulla piscina, al Blue Pool, la fantastica piscina del Lido. Saremo lì dal mattino con tanti video, tanti saluti, tante storie e ovviamente una serata spettacolare a bordo piscina. Altre 15 concorrenti che si contenderanno in Lascia Passare. Tre sono solo le fasce che vi porteranno in finale. Noi ci saremo, voi ci sarete, io vi do. Noi ci siamo sempre. Un super bacione, vi do appuntamento ogni domenica nel primo pomeriggio dalle 15:20 alle 15:30 per guardare la puntata di Miss Venice Beach tra città e sapori di ogni località. Ciao! Grazie Elisa e noi ci vediamo nella mia terra, il Lido. Hey yes! Ciao amici, siamo qui con Elisabetta, la vincitrice della tappa di Cavallino Tre Porti. Salto perché sennò mi impianto sulla terra, come sempre noi smontano il palco, quindi oggi un'intervista un po' più backstage. Sei stata super emozionata, l'abbiamo visto. Sì, tantissimo, veramente. E direi che è stato un successone. È stato bello. Non era neanche il tuo primo concorso, se non sbaglio, era proprio il primo? No, di concorsi ne ho fatti parecchi. Ma Miss Venice Beach è la prima volta che partecipo. A Miss Venice? Sì, perché l'anno scorso ero arrivata quarta pari merito. Sì. Però quest'anno direi che è andata bene, più che bene. Inaspettato. Adesso ti aspetta il reality di Miss Venice Beach al Mosella. Sarà una settimana dura, una settimana intensa, imparerete un sacco di cose e questo ti darà anche tantissimo a crescere nel tuo percorso personale come modella. Sì. Quindi questo ti aprirà, a prescindere di come andrà, un sacco di porte. Però proveremo a vincere anche lì una coroncina. Si spera, dai. Magari quella in vetro di Murano. Quasi quasi. Quasi quasi. Ma che vada. Eli, guarda, prendo in prestito un attimo, vado via. In un modo o nell'altro cercheremo di ottenerla. Mi raccomando, sempre bella e genuina come è stata questa sera, che anche i nostri amici della diretta sei piaciuta un sacco. Grazie. Infatti, i nostri amici della diretta vi hanno votato a tutte ragazze, perché come sapete anche noi diamo una fascia. E stasera è stata particolarmente ardua, però alla fine, per fortuna, non è stata scelta nessuna delle fasciate. Più che altro perché ogni volta, per chi di voi magari segue Miss Venice tutte le tappe, la vincitrice è quella che votano i nostri. Quindi il mio pubblico, per fortuna il nostro pubblico, ha deciso ok, la nostra preferita la accantoniamo un attimo e cerchiamo di votarne altre, se no ogni volta è un casino per Giulia trovare la Miss G di Ferro Team che accede direttamente alla finale. Quindi ci vediamo la prossima volta. Sì. Ci vediamo appunto alla finalissima. Mi raccomando, prepararsi, preparare le valigie. Papà, sei pronto? Pronto a fare su e giù? Pronto alla super serata? Portarsi l'autan, perché lì c'è laguna e ci sono più zanzare, quindi prepararsi.
Bene, buonasera, grazie, buona serata mille. E ci vediamo alla finalissima con la prossima Miss. Ciao. Siamo qui con una B2E delle nostre telecamere che nonostante questo si è dimenticata che doveva rimanere in body da gara. Può capitare, Selma, anche ti perdoniamo perché sei stata fantastica, hai ricevuto un sacco di applausi, hai sempre mostrato la tua classe, il tuo portamento da modella, quale tu sei. Grazie mille. Anche e soprattutto un grandissimo congratulazione per tutti i tuoi successi, che noi ti abbiamo seguito, abbiamo visto tutte le cose che hai fatto e questa fascia magari porterà anche finalmente una vittoria con Miss Venice e a essere incoronata per dare un traguardo a quest'anno meraviglioso che hai avuto. Si spera. Si spera, bisogna sempre essere fiduciosi. Esatto. Anche perché tu hai iniziato e grazie alla tua fiducia e soprattutto alla tua bravura e bellezza sei sempre andata tanto avanti. Grazie, grazie. Sì, diciamo che mi sono impegnata a realizzare il mio sogno, che sto ancora realizzando ovviamente, però a piccoli passi ce la sto facendo. Ce la stai facendo. Esatto. Quindi tra lavoro e hobby, questo sogno di essere una modella professionista sta sempre di più diventando realtà. Esattamente. Ricordati di noi quando sarai sulla copertina di Vogue. Ricordati i primi che mi hanno fatto le interviste sono state Mario e Giulia. Ma ovviamente sì, ovvio, se mi faranno un'intervista, scusate la voce. Non ti preoccupare, anche perché ricordiamo che voi le vedrete la mattina belli freschi e riposati, qui è mezzanotte inoltrata, quindi siamo tutti un po' stanchi, però siamo sempre qui per voi a portarvi le nostre interviste. Esattamente. Selma, noi ti lasciamo andare a riposare, giustamente, anche perché le nostre miss sono qui dalle 4 di pomeriggio, quindi direi che è anche ora di lasciarle andare, poverine. E passiamo alla prossima miss. Allora, Margherita, io te l'ho guffato un pochino, sono sincera, perché io, fatalità, avevo il tuo papà e la tua mamma seduti vicino. Ecco. E gli ho chiesto giustamente quale fosse la loro bambina. E quando mi hanno detto guardi lei, allora stavo guardando la sfilata tutto quanto, e a un certo punto alla tua mamma e al tuo povero cagnolino che a un certo punto ha detto io non ne posso più, voglio andare a letto a dormire, li faccio. Patatina, devi resistere perché ti aspetterà anche la finale al Mosella. Non l'avessi mai detto, hai preso la fascia. Quindi non so se te l'ho guffata o se ti ho portato fortuna, sta di fatto che comunque il tifo io l'ho fatto. Proprio per parlare a livello non del nostro canale, a livello di io, Giulia, come persona, io avevo fatto il tifo per te. Quindi sono particolarmente felice in questa serata che una miss che piace a me sia passata. Grazie. Quindi sono anche felice di vederti alla finale. E adesso sappi che ti torturerò, ti farò un sacco di interviste. Anche perché tu comunque avevi preso anche tante votazioni, anche se fosse per la fascia di Gigi Ferro. Quindi in ogni caso possiamo dire che ti sarebbe comunque andata bene. Quindi in un modo o nell'altro ci saremmo anche riusciti. Grazie. Bene, io ti lascio andare perché voi non lo vedete, perché voi ci vedete a mezzo busto, tutte belle, tutte carine. Sotto abbiamo la terra. Come vedete stiamo un po' saltellando, ma perché abbiamo i tacchi a spillo che stanno leggermente penetrando all'interno del terreno e stiamo facendo polpacci, glutei e dorsali in una maniera che voi non potete capire. Quindi io e Margherita, quella che ho sciolto io, che ho portato io fortuna, non per dire, ma ragazzi, io l'avevo detto, testimoni la mamma e il papà, bisogna proprio dirlo. Io vi saluto, vi do un bacio e ci vediamo la prossima volta a Il Lido per la quinta tappa di Miss Venice Beach. Un bacio e buonanotte, ciao!